Benvenuti, benvenuti a tutti al nostro programma, al passo coi tempi. Questa sera avremo una bella puntata sul tema l'ecumenismo. Accanto a me, come al solito, c'è Concetta che saluto. Un saluto a tutti e benvenuti. Così pure farò con Marino. Grazie, un saluto a tutti e ben ritrovati. Allora, cari amiche e cari amici, ci ritroviamo puntualmente. Questa sera vogliamo trattare insieme a voi... Eh, un tema non è tanto comune nei nostri incontri, nel nostro parlare anche all'interno della Chiesa, l'ecumenismo. Avete notato che eh, noi siamo di quelli che vogliono andare al passo coi tempi, cioè la fede deve eh, fare la comunicazione digitale, non vogliamo abitare i social con stile cristiano, cioè per noi l'uso dei media, dei social, è imprescindibile per la pastorale, per l'opera di evangelizzazione. Per quale motivo? Perché per noi comunicare è anche formare le coscienze, eh, comunicare e formare le nuove generazioni, comunicare e formare le menti, formare le esperienze. E allora noi siamo qui perché vogliamo comunicare. E parleremo dell'ecumenismo, un termine che viene eh, diciamo così, ecco, usato poco. Dovremmo andare a capire che cosa vuol dire effettivamente eh, questo termine e lo faremo insieme ai nostri due amici di viaggio. Eh, sì, padre Rocco, eh, <coughs> appunto, ci vuole spiegare che cos'è l'ecumenismo? Allora, con molto piacere. Voi sapete che io sono un patito, eh, ne chiedo scusa in anteprima, eh, dell'etimologia dei termini. Io vado sempre a vedere la radice, da dove viene il termine. Il termine viene dalla, dal... Dal greco, dalla lingua greca, oikos, oikos vuol dire abitazione, dove viene anche economia dopo. Oiken vuol dire abitazione. Allora, tutta la terra abitata, universale, quindi ecumenismo vuol dire quel movimento all'interno della Chiesa che tende all'unità dei cristiani. E questo ecumenismo, questo movimento comprende attività, iniziative che a seconda delle varie necessità della Chiesa, opportunità dei tempi, sono suscitate e ordinate a promuovere l'unità dei cristiani. Voi sapete che nel Concilio Vaticano II, che si è tenuto dal 1962 al 1965, eh, poi sono stati prodotti dei documenti. Gli atti del Concilio. Sono quattro Costituzioni e ben nove, nove decreti. Uno di questi decreti si chiama Unitatis Red Integratio, in latino è stato fatto nel 1964 e l'unità di seri e tratta proprio dell'ecumenismo. Quindi, quando noi parliamo di ecumenismo, intendiamo questo movimento all'interno della Chiesa che mira al ristabilimento dell'unità tra i cristiani. Grazie. Prego. Padre, perché esiste l'ecumenismo? Ecco, allora, anche qui sarebbe facile... Rispondere perché non c'è l'unità. Se ci fosse stata l'unità, e quindi se non ci fossero state le divisioni, non ci sarebbe stato bisogno dell'ecumenismo. La ricerca dell'unità dei cristiani è un compito sempre più urgente della Chiesa cattolica. E, e intanto vorrei anche fare una precisazione: quando noi parliamo di ecumenismo, non dobbiamo confonderlo con il dialogo interreligioso. Una cosa è il dialogo interreligioso che deve essere fatto nella verità, deve essere fatto nella carità. Il dialogo lo si fa con tutte le religioni del mondo, quindi con l'Islam, con l'Indù, con, con tutte le religioni. Mentre l'ecumenismo, che è una, ormai è una scelta irreversibile all'interno della Chiesa, viene fatto all'interno dei, dei cristiani. Allora mi si domandava perché l'ecumenismo? Perché esistono le divisioni. E sono contrarie alla volontà di Cristo. Se ricordate, Cristo in Giovanni, potete andare a controllare, 17, 21, e ha fatto una preghiera. Padre, prego perché tutti siano una cosa sola. Ed è una preghiera di Gesù perché, dove entra l'uomo, subentrano poi le polemiche e le divisioni. Da aggiungere all'unità di tutti i cristiani, un sol gregge sotto un solo pastore, affinché il popolo di Dio pervenga alla gioia nella gioia a tutta la pienezza della gloria eterna nella celeste Gerusalemme. Vedete perché eh, i cristiani aggravano oggi le loro divisioni e quali motivi ci sono? Ci sono due motivi particolari. La prima sono le cosiddette azioni profetiche. Voi sapete che le nostre fonti, l'ho detto già precedentemente in altre puntate, sono la Sacra Scrittura, la sacra tradizione e il sacro magistero. E queste azioni profetiche fondate non sempre in consonanza con il dato della scrittura e della tradizione e di conseguenza eh, rinunciano ad agire come corpo unito, sono come delle schegge impazzite e, e, e minano alla, alla comunione con la Chiesa. Il bisogno di una comunione, di una coinonia, come si dice in greco, si smarrisce. Poi molti cristiani ritengono che si deve seguire la propria coscienza. Quante volte mi sento dire, Padre, però io seguo la mia coscienza. E per me è così. Io ho capito che dobbiamo seguire la nostra coscienza, ma voi sapete che esistono anche le coscienze erronee. La coscienza può essere vera, può essere anche erronea. E chi ti dice che la tua coscienza sia vera? E allora dobbiamo stare attenti: quando diciamo io voglio seguire la mia coscienza, e, e, certo la coscienza è inappellabile, ma domandati se sei nella verità. E oggi abbiamo una continua proliferazione di comunità che sovente evitano strutture istituzionali, non vogliono far parte della Chiesa, e cioè, la fede ce l'ho però per conto mio non frequento, non vado, non vengo, eh, minimizzano l'importanza della vita cristiana e soprattutto la dottrina. Quello che oggi manca, ecco, non abbiamo una dottrina comune. Allora questi motivi, ecco, l'appellarsi alla propria coscienza, che poi significa ritornare all'individualismo, oppure seguire eh, queste cosiddette azioni profetiche che eh, non sono d'accordo con la tradizione, non sono in sintonia con la tradizione, Sorge un profeta, poi bisogna vedere se è vera o meno la profezia e, e così e andiamo sempre alla frantumazione di quella che è la comunione ecclesiale. Allora perché esiste il comunismo? Perché dobbiamo sempre ricercare, pregare e ottenere l'unità dei cristiani. Non so se ho risposto in modo sì, chiaro. Bene, eh, grazie. Sono contento. Eh, padre, lei eh, poco fa parlava di divisioni. Ma che tipo di male causano le divisioni dei cristiani? Ebbè, eh va, eh, causano vari tipi di male, sia all'interno della Chiesa che all'esterno della Chiesa. Allora, eh, le divisioni sono sempre, diciamocelo chiaramente, eh, Marino, sono sempre uno, uno scandalo. Indeboliscono la voce del Vangelo. Le, le divisioni dei cristiani impediscono che la Chiesa stessa attui la pienezza della cattolicità. Noi dobbiamo stare molto attenti perché la divisione non viene da Dio, diabolos vuol dire divisore, e questo appartiene all'inquilino del piano di sotto: Gesù, dove c'è Gesù c'è armonia, c'è unità, Gesù porta la pace. Quindi le divisioni sono una controtestimonianza. Poi l'universalità propria della Chiesa governata dal successore di Pietro dei Vescovi, in comunione con lui, a causa della divisione dei cristiani, trova un ostacolo per la piena realizzazione nella storia. Noi dobbiamo realizzare l'unità nella storia, non soltanto a livello eh, teorico, e questa non unità fra i cristiani reca grave danno anche alla testimonianza. Cioè noi come facciamo ad andare a predicare la pace, l'unità, eh, ecco, eh, quando noi siamo divisi? La gente infatti ci contesta e dice ma mettetevi d'accordo prima tra di voi. E come facciamo noi ai non cristiani a proporre l'unità quando all'interno di noi cristiani c'è una controtestimonianza? È doloroso che in questa situazione i cristiani perdano parte della loro spinta missionaria ed evangelizzatrice a causa delle divisioni che minano la loro vita interna e quindi riducono la credibilità apostolica questo dobbiamo dircelo molto chiaro quindi eh, cerchiamo, lavoriamo a costruire ponti a cercare l'unità tra coloro che sono che siamo i seguaci di Cristo grazie padre appunto per questo padre perché, come, mh, perché bisogna distinguere l'unità della Chiesa dall'unità dei cristiani ecco perché l'unità della Chiesa esiste già L'unità che Cristo ha donato alla sua Chiesa fin dall'inizio, noi crediamo che sussista senza possibilità di essere perduta. E quindi nella Chiesa cattolica speriamo che crescerà ogni giorno di più sino alla fine dei secoli. E per questo noi nel credo proclamiamo, se ricordate, credo la Chiesa una, poi aggiungiamo Santa Cattolica, ma diciamo la Chiesa una. E questa Chiesa una sussiste. Nella Chiesa cattolica. Questo non lo dice Padrocco, lo dice la Lumen Gentium, che è una costituzione del Concilio Vaticano II, quindi è la dottrina ufficiale della Chiesa al numero 8, potete andare a controllare. Poi quello che manca è l'unità dei cristiani, perché la Chiesa è una, ma manca l'unità dei cristiani. Di fatto, in questa Chiesa, che Dio ha voluto una, è unica. Sono sorti fin dai primissimi tempi alcune scissioni, ma già dall'inizio abbiamo avuto: Io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Pietro. E poi vi ricordo che l'unità dell'unica Chiesa, che già esiste nella Chiesa cattolica, senza possibilità di essere perduta, ci garantisce che un giorno anche l'unità di tutti i cristiani diventerà realtà. E quindi. E non bisogna staccarsi dalla piena comunione della Chiesa cattolica, tuttavia i cristiani separati separati da che cosa? Da questa piena comunione con la Chiesa Cattolica hanno con esse già fin d'ora molti elementi in comune, non è che sono. Eh, c'è tanto che ci unisce. Noi dovremmo guardare quello che ci unisce e partire da lì, secondo il mio modesto parere, e quindi eh, le divisioni sono eh, sorte fin dagli inizi, ma. Oserei anche dire con molta onestà intellettuale che le colpe sono di entrambe le parti, non solo da una parte. Quando si discute, o siamo 50-50, o siamo 60-40, o siamo 70-30, 80-20, 90-10, comunque la, la colpa non sta mai da una parte, c'è cioè, da una parte e dall'altra. Adesso, con eh, molto coraggio profetico, con molta preghiera, ecco, dopo il Concilio Vaticano II, stiamo lavorando come mondo cattolico a questa. Ecco, unità ritrovata con tutti i cristiani, cioè i seguaci di Cristo ecco perché parliamo di ecumenismo e dovremmo riparlarne sempre di più tanto che deve diventare un fatto culturale, un fatto quotidiano per ogni cattolico che sta a cuore e ha a cuore l'unità della Chiesa Padre Locco forse è meglio che ci fermiamo un attimino e facciamo la prima pausa mm. Rocco, riprendendo il discorso dove l'abbiamo lasciato le volevo chiedere quali sono gli elementi che le chiese e le comunità cristiane non cattoliche hanno in comune con la Chiesa cattolica allora hanno in comune sono giustificati nel battesimo dalla fede e quindi sono primo incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insignite del nome di cristiani. Se sono incorporate a Cristo, sono cristiani, quindi eh, figli della Chiesa Cattolica. Sono giustamente riconosciuti, quindi da noi, della Chiesa Cattolica, come fratelli nel Signore. Quindi, sono fratelli nel Signore. Quindi abbiamo in comune che sono cristiani come noi. Poi, hanno parecchi elementi di santificazione e di verità. Questo dobbiamo riconoscerlo e dirlo ad alta voce come a bassa voce. E quali sono questi elementi di santificazione e di verità? Eh, la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza, la carità e altri doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili. Quindi andiamo veramente a vedere quello che di positivo e di bello hanno. I nostri fratelli nel Signore. Poi, dico ancora, lo Spirito di Cristo si serve di queste chiese, comunità ecclesiali, come di strumenti di salvezza, la cui forza deriva dalla pienezza di grazia e di verità che Cristo ha dato alla Chiesa Cattolica. Tutti questi beni provengono da Cristo e a Lui si conducono e quindi spingono verso l'unità cattolica. È implicita. Dobbiamo esplicitarla, dobbiamo ritrovarla dobbiamo attualizzarla nella storia e quindi la Chiesa sa di essere per più ragioni unita a questi fratelli nel Signore. Nello stesso tempo la Chiesa Cattolica riconosce che le Chiese ortodosse sono a lei più vicine rispetto alle comunità cristiane non cattoliche, in quanto esiste non poca differenza tra quest'ultima e la Chiesa ortodossa. Voi sapete che con gli ortodossi eh, siamo eh, diciamo ormai... Quasi una cosa sola, c'è la differenza soltanto del Papa. Eh, loro pensano che sia ecco, il patriarca di Costantinopoli, noi diciamo che è il successore di Pietro è lì. Il resto è in comune con la Chiesa Ortodossa. Sarebbe, siamo un passo lì per lì, per, potremmo a breve auspicare, ecco, preghiamo che questo avvenga quanto prima, l'unità almeno tra la Chiesa di Roma e la Chiesa Ortodossa. Eh, padre, le volevo chiedere, Qual è la differenza tra le chiese ortodosse e le comunità ecclesiali non cattoliche? Ecco per rispondere a questa domanda, intanto ne approfitto per dare qualche notizia storica. Voi sapete che le chiese ortodosse nascono a partire dall'anno 1054, quindi mille anni fa. Hanno veri sacramenti, la differenza tra la chiese ortodossa e la comunità ecclesiale, hanno veri sacramenti. E soprattutto in forza della successione apostolica hanno il sacerdozio, hanno l'Eucarestia per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi in strantissimi vincoli. Quindi eh, l'Eucarestia che celebrano loro è uguale alla nostra, possiamo partecipare tranquillamente, hanno il sacerdozio eh, quindi una certa comunicazione nelle cose sacre. Eh, presentando su opportune circostanze con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma io dico anche consigliabile. E noi dovremmo cercare di eh, avere una comunicazione nelle cose sacre tra ortodossi e cattolici. E poi meritano il titolo di chiese particolari e locali. Sono chiamate chiese sorelle delle chiese particolari cattoliche. Sono chiese sorelle. E per la celebrazione dell'Eucaristia del Signore, in queste singole Chiese, la Chiesa di Dio è edificata e cresce. Hanno una comunione con la Chiesa Cattolica così profonda che manca ben poco per raggiungere la pienezza. L'avevo detto poc'anzi. E autorizzi magari una celebrazione comune dell'Eucaristia del Signore. Vedete che eh, queste cose, l'aveva già detto Paolo VI, nella decimo qui adesso svelo una cosa che credo pochissimi sanno. Voi sapete che c'erano delle scomuniche reciproche, la Chiesa cattolica <ride> aveva scomunicato la Chiesa ortodossa e la Chiesa ortodossa aveva scomunicato la Chiesa cattolica. E nel 1965 ecco, c'è stata una mutua cancellazione delle scomuniche fra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli, Quindi, Ormai il terreno è avviato e queste cose che ho detto poc'anzi le aveva già dette Paolo VI, che è santo, e proprio nel decimo anniversario della mutua cancellazione della scomunica tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli. E quindi non sono tuttavia in piena comunione con la Chiesa cattolica in quanto esse non sono in comunione con il capo visibile dell'unica Chiesa. Quindi manca ecco, il mettersi d'accordo Soltanto sul primato di Pietro, il eh, successore di Pietro e il Papa, manca solo questo punto. Quindi, la comunione con la Chiesa Cattolica, cui capo visibile è il Vescovo di Roma, il successore di Pietro, non è mh, qualche complemento esterno alla Chiesa particolare, è uno dei suoi principi costitutivi interni, bisogna quindi superare eh, questo ostacolo. Eh, quindi, è più facile però con gli ortodossi, sono vicini a noi. Le comunità ecclesiali non cattoliche, che cosa intendiamo con questo? Anche qui voglio dare qualche notizia, qualche volante, eh, notizia storica. Sono soprattutto quelle che sono nate dalla riforma del XVI secolo e noi le abbiamo chiamato i protestanti. I protestanti sono ispirati al pensiero, l'opera di Martin Lutero, morto nel 1546. E poi è venuta la chiesa anglicana, dell'Inghilterra che nasce, ricordo anche qui un dato storico, con l'atto di supremazia del re inglese Enrico VIII nel 1534. Quindi la chiesa ortodossa 1054. Dopo 500 anni abbiamo avuto ancora questa ulteriore separazione, i protestanti con Martin Lutero, e poi abbiamo l'atto di supremazia di Enrico VIII, che eh, fa la chiesa per conto suo, e quindi c'è eh, 1534, la Chiesa anglicana, sono eh, nate e nascono in continuazione, eh, si moltiplicano eh, le chiese eh, dopo queste date, non hanno la successione apostolica nel sacramento dell'ordine, perciò sono prive di un elemento costitutivo essenziale dell'essere Chiesa, specialmente a causa della mancanza del sacerdozio ministeriale. Non hanno conservato la genuina e integra sostanza del ministero del mistero eucaristico. Per questo motivo non è possibile per la Chiesa Cattolica l'intercomunione eucaristica con queste comunità. Dice perché non possiamo partecipare alla comunione dei protestanti non è valida. Ve eh, lo sto, ho appena detto, perché eh, la mancanza del sacerdozio ministeriale. Tuttavia, vedete. Mentre nella Santa Cena fanno memoria della morte e della risurrezione del Signore, professano che nella comunione di Cristo è significata la vita e aspettano la Sua venuta gloriosa. Quindi, non possono, questo lo sottolineo, secondo la dottrina cattolica, essere chiamate chiese in senso proprio, in quanto mancano dei sacramenti dell'ordine e dei sacramenti dell'Eucarestia, però. Detto questo, devo anche dire per onestà che ci sono numerosi elementi di santificazione e di verità, in quanto eh, doni propri della Chiesa di Cristo e quindi spingono all'unità cattolica, come ad esempio la Sacra Scrittura, come ad esempio il Battesimo, come ese esempio della Carità. E, vedete, noi quando parliamo di questi argomenti dovremmo chiarire eh, tre termini: eresia, apostasia e scisma. Mi permetto a farlo qui, eh, con voi che ci state seguendo, amiche e amici, che cos'è un'eresia? Dice uno è eretico. Eresia è non riconoscere una, basta non riconoscere una verità di fede sancita dall'autorità della Chiesa. Per esempio, io non credo che c'è Gesù, corpo sangue nell'Eucaristia. Io non credo nell'Eucaristia e tutto il resto lo credo. E noi diciamo sei eretico, perché neghi una verità di fede sancita dall'autorità della Chiesa. Poi c'è l'apostasia. Apostata in italiano vuol dire chi rinnega completamente tutte le verità, non solo una verità. Per essere eretico basta negarne una, non accettarne una. Apostata apostasia. Oggi il, il Papa eh, parla, parliamo da un po' di tempo a questa parte, di un'apostasia silenziosa dell'Europa, cioè si rinnegano tutte le verità di fede senza affermarlo, senza dirlo. Una volta eh, si facevano dei dibattiti, si diceva, adesso la gente è caduta nell'indifferenza, nel, ecco, nell'apostasia silenziosa, le cose stanno cadendo, eh, si è una deriva pericolosa. E poi c'è lo scisma: lo scisma è quando ci si separa dall'autorità pontificia di Roma, quindi la chiesa anglicana è una chiesa scismatica, ecco, non so. Ho chiarito eh, quello che andava chiarito perché tante volte facciamo confusione di termini. Io ci tengo molto alla chiarezza terminologica. Grazie, padre. Prego. Padre, qual è il principio fondamentale per il dialogo ecumenico? Vedi, nel dialogo ecumenico vale sempre il principio dell'amore fraterno, la carità e soprattutto della ricerca di comprensione e di avvicinamenti reciproci. Dobbiamo essere spinti dalla carità, e, ma anche la difesa della fede del nostro popolo e confermarlo in questa gioiosa certezza che l'unica ecclesia Christi, l'unica subsistit, dice in latino, subsistit in ecclesia cattolica, l'unica chiesa di Cristo sussiste nella chiesa cattolica governata dal successore di Pietro dai Vescovi in comunione con lui questo è scritto nella Lumen Gentium numero 8 che ho già citato e quindi se noi teniamo presente tutto questo bel po' di roba che abbiamo detto credo che e siamo eh, incamminati molto bene grazie prego. allora ci fermiamo un, un altro momento per rifiatare e poi riprenderemo il nostro discorso e avvieremo verso la conclusione Padre, eh, le volevo chiedere, come deve essere intesa eh, l'affermazione secondo cui la Chiesa, Cattolica, su, eh, la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica? Sì, allora, chiariamo per chi sta seguendo il nostro programma, altrimenti rischiamo di essere pesanti e non chiari. Ma eh, per noi la chiarezza è il fondamento. Noi dobbiamo fare, l'ho detto altre volte, l'apostolato della comunicazione, comunicare. E lasciare eh, tutti poi nella chiarezza e nella soddisfazione. Vedete, Cristo ha costituito sulla terra un'unica Chiesa e l'ha istituito come comunità visibile e spirituale. Fin dalla sua origine, nel corso della storia, sempre esiste ed esisterà e nella quale soltanto sono rimaste e rimarranno tutti gli elementi da Cristo stesso istituito. Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel simbolo, credo, no, quando andiamo a Messa professiamo, diciamo, una, santa, cattolica e apostolica. Questa Chiesa, in quanto in questo mondo costituita, organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi che sono in comunione con lui. Allora la costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice che la sussistenza, che cos'è? E seguite bene, poiché siete affezionati al nostro programma al passo quei tempi, che cos'è la sussistenza? E questa perenne continuità storica e la permanenza di tutti gli elementi istituiti da Cristo nella Chiesa Cattolica, nella quale concretamente si trova la Chiesa di Cristo su questa terra. Quindi questo intendiamo noi quando diciamo sussiste nella Chiesa Cattolica. Avanti con l'altra domanda. <ride> Padre. Perché viene usata dal Concilio Vaticano II nella Lumen Gensum l'espressione subsistit in e non il verbo est? E anche qui ecco, questa precisazione tecnica ha una valenza. Con la parola subsistit, cioè sussiste, il Concilio sapete che cosa ha voluto indicare? Ha voluto indicare la piena identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa Cattolica lo ripeto, indica la piena identità della Chiesa, quella Chiesa di Cristo, con la Chiesa Cattolica. E allora, poiché la Chiesa così voluta da Cristo di fatto continua ad esistere, subsiste, tine, nella Chiesa Cattolica, quindi la Chiesa voluta da Cristo continua ad esistere, quindi subsiste nella Chiesa Cattolica, la continuità di sussistenza cosa comporta? E comporta una sostanziale identità di essenza tra la Chiesa di Cristo e la Chiesa cattolica. Quindi amiche e amici che ci seguite, il Concilio ha voluto pertanto insegnare che la Chiesa di Gesù Cristo come soggetto concreto in questo mondo può essere incontrata nella Chiesa cattolica. E questo è il Magistero della Chiesa Cattolica, Concilio Vaticano II, non è un sacerdote che lo, lo afferma, io devo portare la dottrina della Chiesa. E allora afferma che tale parola sussiste, può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa Cattolica, poiché si riferisce appunto alla nota dell'unità professata nel simbolo della fede. Credo la Chiesa una, e quindi l'unità nella Chiesa cattolica, esprima quindi la singolarità e la non moltiplicabilità della Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo è soltanto una e sussiste nella realtà storica in un unico soggetto, e lo ribadisco, e questa è la Chiesa cattolica. E quindi salvaguardando così l'unità e l'unicità della Chiesa, noi non possiamo avere altre sussistenze in altre chiese e, fa, e quindi è quello che stiamo dicendo evitare di immaginare la Chiesa di Cristo come la somma differenziata, in qualche modo unitaria insieme, delle chiese e comunità ecclesiali. Non è un assemblaggio o di pensare che la Chiesa di Cristo oggi non esista più in alcun luogo, perciò debba essere soltanto oggetto di ricerca da parte di tutte le chiese e comunità, no, no, nel modo più assoluto perché se così fosse l'unica Chiesa di Cristo non esisterebbe più come una nella storia, esisterebbe solo in modo ideale, ossia in fieri, cioè in costruzione, e no, in una futura convergenza o riunificazione delle diverse Chiese. Questo per noi non è ammissibile, quindi dobbiamo avere chiari i nostri concetti. Esprime chiaramente... Eh, come fuori della compagine visibile della Chiesa Cattolica, si trovano numerosi elementi di santificazione e di verità. Questo l'abbiamo detto, lo ribadiamo, ma la Chiesa è una, e questa è la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Eh, le Chiese e eh, comunità separate, quantunque crediamo che hanno delle carenze, eh, nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato e di peso. Infatti, lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, non diciamo così, ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza. Poi lo Spirito Santo soffia quando vuole e dove vuole. Però, ecco, eh, la richiesta dell'ecumenismo eh, riconosce eh, carattere e dimensione realmente ecclesiale delle comunità cristiane che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica e quindi ci sono molti elementi di santificazione e di verità, però dobbiamo lavorare e rimanere nella stessa direzione che possiamo formare con l'unità, questa la dobbiamo ricercare con tutte le nostre forze. Secondo me quei ecco, secoli che verranno, gli anni futuri, ecco, troveranno il mondo cattolico con le altre chiese e tentare di raggiungere l'unità che è una bella testimonianza al mondo e alle altre religioni. Quindi l'espressione subsistit eh, armonizza pertanto due affermazioni dottrinali. Primo, da un lato che la Chiesa di Cristo, malgrado le divisioni dei cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa cattolica. Dall'altro lato l'esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine, ovvero nelle Chiese comunità ecclesiali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa. Quindi stiamo dicendo ecco, delle verità, È vero che hanno delle carenze, ma hanno anche molto peso, hanno la loro importanza e quindi hanno molti elementi che vanno salvaguardati e vanno promossi e valorizzati. Grazie Padre. Prego. Padre, detto tutto ciò, Cosa eh, bisogna fare per l'unità dei cristiani? Eh beh, più o meno ci stiamo ragionando su, allora comincio a dire che con sette o otto cosette che andrebbero fatte. Primo, sono necessari un rinnovamento permanente della Chiesa, rinnovamento permanente, e la Chiesa non è un museo. La Chiesa non deve conservare i ceneri, la Chiesa deve far splendere il fuoco. Allora il rinnovamento permanente della Chiesa in una accresciuta fedeltà alla sua vocazione. Sono termini che vanno soppesati. Li ribadisco. Un rinnovamento permanente della Chiesa in una accresciuta fedeltà alla sua vocazione. Tale rinnovamento è la forza del movimento verso l'unità. La Chiesa deve tendere con tutte le sue forze verso l'unità. Secondo, la conversione del cuore. La vera rivoluzione, la portata Gesù, non è quella di cambiare le strutture esterne. Ma la rivoluzione Gesù l'ha portata nel cuore di ognuno. Perché se cambia il cuore di ognuno, cambia il cuore del mondo. Allora noi dobbiamo puntare sempre alla conversione del cuore per condurre una vita più conforme al Vangelo. I santi riescono a vedere di più, a vedere meglio, a vedere prima, a costruire di più, a costruire meglio, a costruire prima i santi. Quindi una conversione del cuore per andare ad essere conformi al Vangelo, perché è l'infedeltà delle membra al dono di Cristo a causare le divisioni. La divisione viene perché non si è convertiti, perché non si è santi perché c'è l'orgoglio e perché ci sono degli interessi. Io credo che se tutti fossero stati come San Francesco d'Assisi non avremmo avuto divisioni. E quindi dobbiamo puntare alla santità, alla conversione del cuore. Terzo, la preghiera in comune. Cominciare a pregare insieme. La preghiera in comune, infatti la conversione del cuore, la santità della vita insieme con le preghiere private e pubbliche. Per l'unità dei cristiani si devono ritenere come l'anima di tutto il movimento ecumenico, si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale. Io gioisco quando vedo l'unione, la riunione eh, tra le varie chiese. Dovremmo moltiplicare questi momenti. Non dobbiamo continuare ad avere l'orticello nostro, anche qui nelle nostre parrocchie, ormai, ci sono tanti fratelli che vengono dall'est, o sono o sono protestante o sono della Chiesa ortodossa possiamo avere degli incontri con molta prudenza d'accordo con i nostri pastori e aprirsi a una mentalità nuova, una mentalità ecumenica. Credo anche noi, come mondo cattolico, dobbiamo fare un'opera di conversione su questo fronte. Poi che cosa possiamo fare? E io sono un patito di questo. La reciproca conoscenza fraterna, non ci conosciamo. Io non posso amare uno che non conosco. Prima bisogna conoscersi. Ecco allora l'importanza dell'incontro, l'importanza del dialogo, l'importanza del rispetto. Poi la formazione ecumenica dei fedeli, specialmente dei sacerdoti. Io, Tante volte mi si dice, eh, parlate male dei sacerdoti, io per l'amor di Dio, ho massimo rispetto dei confratelli del sacerdozio, del mio sacerdozio. Non parlo male dei sacerdoti, di alcuni atteggiamenti di alcuni sacerdoti. Ecco, io credo che nei nostri seminari, quando formiamo le future leve, i futuri sacerdoti, dovremmo lavorare non solo a farne dei veri uomini, dei galantuomini e dei santi sacerdoti, che siano colti e siano santi, ma che abbiano anche... Ecco una formazione ecumenica. Si parla poco, a mio modesto parere. E così anche i nostri cristiani, nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, facciamo il catechismo, facciamo... però non si parla di ecumenismo. O Parliamo poco, o un accenno fugace. Se voi doveste domandare, io faccio una domanda: ma voi avete mai sentito in giro questo termine ecumenismo? Se ne parla nei nostri gruppi ecclesiali? nell'azione cattolica, negli scout nelle prediche del... no. o se se ne parla proprio, come diceva lei, un accenno Concetta ti risulta? No, no, pochissimo e eh, appunto, quindi anche noi abbiamo molto da, da fare, da lavorare una, sulla formazione ecumenica poi anche il dialogo tra teologi gli incontri tra i cristiani delle differenti chiese e comunità e anche ad alti livelli come a bassi livelli Dobbiamo crescere, se no, eh, noi vedete siamo al passo quei tempi, siamo i pochi o i primi a parlare di questi argomenti, perché è molto facile andiamo sul sociale, parliamo sulle droghe, parliamo su questo, parliamo su questo, d'accordo, certo che parleremo anche su questo, ma ci sono queste tematiche che sono ecco, attuali, sono dei nostri tempi, è urgente formarsi all'ecumanismo e quindi il fatto che noi ne parliamo rientriamo in quella che chiamiamo la carità intellettuale, cioè illuminiamo i nostri fedeli... illuminiamo chi sta seguendo i nostri programmi... ecco perché dicevo... dobbiamo abitare i mezzi di comunicazione sociale... con lo stile cristiano... No, non fa paura eh, internet... non fanno paura i media... Eh, la fede ormai deve camminare... e abitare questi nuovi spazi... e, e sono provvidenziali... quindi usarli... Eh, andare con i tempi... e poi... Poserei dire non solo la preghiera, il dialogo, la conoscenza, ma anche la cooperazione tra cristiani nei diversi ambiti dei servizi agli uomini. Per esempio fare delle, delle iniziative comuni, quanto sarebbe bello edificante, cristiani, ecco, cattolici, protestanti, ortodossi, insieme vanno ad aiutare non so, i rom, i, i drogati. Possiamo cooperare insieme, collaborare insieme. Qui non c'entrano niente le divisioni. Oh, poi più ci conosciamo, più ci apprezziamo, ci valorizziamo, è facile incontrarsi, è facile andare nella stessa direzione e quindi si può pregare insieme, certo, si può cooperare insieme, certo, è auspicabile questo. Quindi ecumenismo vero non c'è senza interiore conversione. Di questo io ne sono convinto. E senza interiore purificazione delle membra, senza santità di vita in conformità col Vangelo, soprattutto senza un'intensa e assidua preghiera che faccia eco alla preghiera di Cristo. Pregare per l'unità. Cristo l'ha fatto per più Padre: che siano una sola cosa. Quindi l'unione con Cristo e allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me possa appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi. La comunione, vedete, questo ci tengo a dirlo a conclusione del nostro programma, mi tira fuori da me stesso verso di lui e così anche verso l'unità con tutti i cristiani. Quindi noi abbiamo una fede matura adulta se siamo nella comunione. Cerchiamo l'unità tra di noi e Ci sono ecco, delle storie vere, delle storie di santi, di mistici anche dei nostri tempi che hanno lavorato e hanno donato la vita per l'unità di tutti i cristiani. Noi preghiamo e lavoriamo in questo senso con una mentalità ecumenica. Ringrazio tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci e ringrazio eh, di cuore il nostro regista paziente, il professor Mimmo Calogero, che tutte le volte puntuale mette a. Noi tutti al nostro agio. Ringrazio Concetta ringrazio Marino. Grazie, un saluto a tutti. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.